scienze di Wikimedia e forse molto curioso da dirlo che è il presidente nazionale dell'Associazione Italiana di Biblioteche, quindi un punto di vista forse pubblico. Grazie. Intanto grazie a tutti i consumatori per questo invito e per aver focalizzato l'attenzione sul sistema del copyright. Anche i consumatori e tutto il pubblico sta scoprendo a proprie spese che il sistema del diritto d'autore nell'ultimo trentennio si è dilatato al punto tale da pesare sulle vite di ciascuno e anche sulle vite delle biblioteche. Devo precisare che l'Associazione Italiana Biblioteche è un'associazione di persone e di biblioteche rappresenta tutte le tipologie di biblioteche italiane. Per cui quello che a noi interessava e che ci premeva, attendevamo da tempo questa direttiva, è appunto tutto un ventaglio di eccezioni e limitazioni al sistema del diritto d'autore che da tempo, almeno dal 2007-2008, si era capito a livello di Commissione Europea, analisi e studi commissionati, si era capito che non funzionava e non funzionava proprio per l'estrema dilatazione nel tempo nella tipologia dei diritti protetti, quindi nella estensione e nella profondità del sistema del diritto d'autore non controbilanciata da adeguati contrappesi, così che da che tutto sommato le biblioteche hanno vissuto una vita tranquilla in ambiente cartaceo dove acquistavano i libri e senza che le loro prerogative venisse a favore del pubblico e quindi a favore degli utenti fossero contestate, prerogative che riguardavano la conservazione, fornitura di fotocopie, lo scambio tra biblioteche, che neanche la più ricca del mondo può possedere tutto ciò che può servire agli utenti e quindi agli studiosi, agli studenti di tutte le fasce d'età, oppure per esempio la possibilità di utilizzare opere protette legittimamente acquisite allo scopo di tenere corsi sulla cosiddetta information, quella però che si chiama information literacy, che le biblioteche hanno sempre coltivato come linea di attività fondamentale, dal momento che altrimenti sono soltanto fondi librari chiusi e non sono biblioteche intese come quelle strutture, quelle entità fisiche e concettuali che permettono attraverso tutta una serie di strategie di facilitare la scoperta al potenziale utilizzatore anche di informazioni, documenti, opere creative che magari non sapeva neanche che esistessero. Questo è stato tra l'altro molto bene analizzato da un fine studioso come Umberto Eco, ma è alla portata di qualunque utente di una buona biblioteca funzionante. Vi consiglio la visione, se vi dovesse capitare, di un bel documentario sulla New York Public Library, la biblioteca pubblica di base del territorio più grande, una delle più grandi del mondo, per capire appunto quali sono i servizi eterogenei che essa offre. E allora qual è il nostro motivo principale di delusione? In realtà ne sono vari, ma uno di questi è il fatto che in questa direttiva, che avrebbe dovuto avere come scopo prevalente, se non esclusivo, quello di ampliare e adeguare le eccezioni e limitazioni ai diritti esclusivi a tutela di interessi fondamentali, quelli che sono stati opportunamente richiamati, l'interesse pubblico corrisponde a un fascio di diritti umani fondamentali che non possono essere compressi oltre un certo limite e che avrebbe dovuto attraverso questa operazione di bilanciamento, di riequilibrio, anche liberare un po' l'accesso ai contenuti che è parte delle finalità del sistema del diritto d'autore, osservava l'onorevole Adinolfi, perché il diritto d'autore moderno nasce proprio allo scopo di promuovere l'avanzamento delle conoscenze e se questo è lo scopo bisogna limitare le barriere quanto possibile alla condivisione, naturalmente nei limiti del ragionevole tenendo conto di tutti gli interessi in gioco. Sugli articoli 11 e 13, su
cui che non c'entrano con le eccezioni e limitazioni da ampliare e su cui si è focalizzata poi giustamente l'attenzione, io ho solo da aggiungere rispetto a quello che è stato detto molto più circostanziatamente e autorevolmente di quanto possa fare l'Associazione Italiana Biblioteche, due dati. Uno, che c'è una convenzione, che è la convenzione di Berna, quella fondamentale internazionale che regola il sistema dei diritti d'autore, che evidenzia che come le mere notizie e anche gli abstract, i riassunti di stampa sono notizie, sono informazioni che non sono caratterizzate da quella creatività necessaria a richiedere la protezione. Aggiungo che in ambito bibliotecario il problema può sorgere quando, in particolare in ambito università e ricerca, ci si misura con il sistema delle licenze d'uso. Ora, accrescere il peso dei diritti connessi rispetto a quelli che già sono, esiste per esempio il diritto sulle basi di dati che protegge i contenuti. Allora c'è un emendamento, perché le cose possono nascono in un modo ma possono anche peggiorare. Allora, rispetto al testo che noi conosciamo della proposta avanzata dalla Commissione europea, c'è anche qualche emendamento che dal nostro punto di vista la peggiorerebbe ulteriormente, ovvero quello di estendere anche al settore dell'editoria scientifico accademica la protezione del diritto connesso e quindi un diritto autonomo in capo al titolare di un diritto a titolo derivato quale l'editore. Ora, perché in ambito accademico dell'editoria scientifica questo ci preoccupa? Perché moltissima parte dell'editoria scientifica dal punto di vista delle opere prodotte sono, e della loro valutazione scientifica, sono completamente a carico degli autori e dei loro enti di appartenenza, di università e istituti di ricerca, che poi soltanto per la fase finale, la pubblicazione, quindi la confezione, la distribuzione editoriale, l'inserimento in sistemi di ricerca, eccetera, deve poi partecipare l'editore, talvolta neanche quello alle spese. Tant'è che la stessa Commissione europea, che la stessa Unione europea all'interno della quale matura una proposta di emendamento di questo genere, è la stessa che invece poi su altri versanti promuove la scienza aperta, l'accesso aperto ai prodotti della ricerca scientifica finanziati prevalentemente con fondi pubblici e così via. Sull'altro aspetto, quello del filtraggio, il rischio di filtraggio, ci preoccupa perché appunto noi come biblioteche tendiamo a tutelare i diritti degli utenti e ci poniamo, come dire, neutralmente rispetto ai loro comportamenti di ricerca. Se ricaviamo statistiche di utilizzazione, queste sono assolutamente anonime, non ci servono per andare a bersagliare l'utente di messaggi pubblicitari, ci servono per fare meglio il nostro lavoro. Che cosa succederebbe se fossimo anche noi biblioteche, ad esempio, in quanto gestori di piattaforme di ricerca e recupero di informazioni, appunto tutti i materiali di pubblico dominio che digitalizziamo, oppure le opere digitali native che sono presenti nei repository della ricerca e che sono dagli autori stessi licenziate con licenze aperte, che molte delle nostre biblioteche gestiscono. Che cosa succederebbe? Succederebbe che avremmo costi amministrativi e appesantimenti gestionali immaginabili se dovessimo poi fornire informazioni ai publisher che nella fattispecie colpirebbero utilizzazioni illegittime aggravandone le relative procedure. Sul text e data mining ci lascia perplessi la formulazione tutto sommato restrittiva adottata dalla Commissione europea a proposito dell'ambito soggettivo di applicazione, perché sono le università e gli istituti di ricerca quelli codificati che devono poter praticare data mining. Si parla di estrazioni di dati
cioè di numeri di testo, di dati fattuali, che anche se fossero parole non sarebbero opere creative. Quindi dal nostro punto di vista, se si ha accesso legittimo della cura, averla sottoscritta, perché è liberamente disponibile, comunque qualunque soggetto abbia accesso legittimo a quella fonte, a un database, a una fonte di informazione, dovrebbe altresì poter effettuare dei domani a fini di ricerca, indipendentemente dalla sua natura soggettiva. L'altro è, sono tutte le eccezioni che dovrebbero dal nostro punto di vista costituire il cuore del dibattito in Europa sulla direttiva, e cioè oltre all'articolo 3 sul text and data mining, degli articoli sull'utilizzo della didattica, quindi che nasceva, l'eccezione che nasceva per chiarire un'eccezione facoltativa già prevista da altre direttive. L'eccezione sulla conservazione anche digitale, dal nostro punto di vista la più deludente di tutta la direttiva, perché riguarda solo materiali già in possesso cartacei e analogici, già di proprietà delle biblioteche, sulle quali secondo noi non sarebbe stato necessario neanche stabilire le leggi che possono digitalizzare, invece qui si dice che devono poter digitalizzare. Concludo invitando quindi a una maggiore attenzione i cittadini che si avvalgono di servizi di intermediazione commerciali, ma anche non commerciali, quelli delle biblioteche, a come si dice, presidiare, stare attenti al dibattito europeo su questioni che possono parere tecniche, ma che invece poi influiscono direttamente o indirettamente proprio sulla qualità della nostra vita e sul benessere collettivo. Grazie.